Ragazzi, prima di lasciarvi all'episodio di Pokémon Smeraldo, vi faccio una brevissima intro a voce per dirvi che alle 15 siamo in live su Twitch, non con una live qualsiasi, altrimenti non avrei fatto questa parte introduttiva, ma con il finale di Pokémon Bianco 2 con solo mosse di stato. Dopo un po' di mesi ce l'abbiamo fatta, siamo alla Lega Pokémon. La live di oggi sarà molto 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 bella perché sarà la conclusione di una challenge, la più lunga challenge in realtà che io abbia mai fatto, quindi vi aspetto su Twitch. Tra l'altro oggi finisce quella, poi finirà anche Smeraldo, quindi preparatevi anche nelle prossime settimane barra mesi per nuovi annunci riguardo a serie e quant'altro. Aggiungo che la prossima settimana sarà una settimana molto particolare perché voglio fare un po' di esperimenti con Twitch, streamare un po' di più, streamare contenuti più vari, questo per sperimentare delle formule che poi vorrò applicare più o meno nel 2021 di relazione tra YouTube e Twitch. Non ve ne parlo adesso perché non è luogo, ve ne parlerò in futuro magari in un video più strutturato, per ora direi che sono anche troppo fuori luogo. Vi lascio al video. Bene, ci siamo! È proprio Pokémon Smeraldo che ci attende. Signore e signore, il team è proprio questo: Pinsir, Heracross, Ninjask, Beautifly, Armaldo. Allora, devo dire che tra Heracross e Pinsir c'è una grande gara a chi è più incapace. Allora, io dico, tutte le live che sono iniziate così hanno incontrato la morte. Vediamo se questo deve essere uno 0,25. Insieme non temiamo nulla, ti daremo prova del nostro coraggio. Fantastico, non mi distruggete, vi prego, i Pokémon già sono nella merda. Stai scherzando? Che cosa ci ha insegnato il buon Gesù? Il buon Gesù ci ha insegnato che Slaking deve essere distrutto. Siamo tutti confusi. Potrò mica colpirmi due volte di fila. Ok. Heracross devasta culi. Beh certo, ovvio, poteva mancare Freud, ok. Cerco. Kate e Joy Senior e Junior sono state abolite dalla faccia della terra tramite DPCM. Fatemi prendere l'uccellaccio del malaugurio che con volo ci andiamo a affrontare un po' di gente in giro. Vieni qua, buon Tylov. Tipico Pokémon coleottero Tylov, ovviamente. Heracross, vai, è il tuo momento. Rendimi fiero contro quest'uomo, è un avicoltore 100-100. E ora ignoto numero 2. Robert Avicoltore, registrato nel Pokénap. Il sogno di una vita finalmente si realizza. Se Manedric inizia a fare tuono, io inizio a bestemmiare in, tra l'altro, varie lingue. Spaccagli il cervello, fagli un buco nel cranio. Ma Heracross picchia come un fottuto drago. Ma Pinsir picchia come un drago di Komodo. Incapace. Ma quanto picchia sta gente? È il momento, parto via di Matt Insettologo, che ovviamente manda lui. Questo ragazzi è un fan medio in realtà, Matt Insettologo, che spamma solo scritto ovunque. Perché ogni volta che riprendo a giocare sta serie mi ricordo che la situazione con Koffing è particolare. Per un attimo il mio cuore ha smesso di battere. Allora vai, affrontala in do. Capita anche a voi di spegnere i neuroni. Signora Vera, io credo che sia arrivato il momento di affrontarla, no? Bello. E poi comunque un Pokémon contro cui i miei coleotteri vanno sicuramente bene. Si può mettere la modalità difficile su sto gioco, ragazzi? Che noia questo videogame. Qua ovviamente ti pare che io non mi ricordi che sulle tombe ci sono gli strumenti. Ovvio, io vado sempre a razziare tombe, no? Double breccia. Ma quanto picchia Heracross. Heracross, quel corno infilamelo adesso nei pertugi perché voglio godere della tua presenza. Quanto è forte questo essere. Incapace. No, mi rendo conto di essere molto brutto. Mi sono svegliato comunque 3 ore fa. Non sono. Però adesso mi pare una reazione un filo esagerata, caro mio Cristoforo Cintu. Fagli metavita e vengo. Hey guys, we have a gift for you. Quella lì camperata lì così. Perché mi puzza tanto di adesso ti distruggo. Ma mi scusi, dottoressa, non volevo. Usa risposta bocci. La vita da singrani. Faccia vas polvioris. Non si può.
switcha, switcha. Lo one shotteremo con vento argento, mi auguro. Terrore completo. Però è chiaro che quando sei migliore c'è poco da fare, riesci a gestire anche queste situazioni. Allora adesso tentiamo di prendere la lotta in doppio, ragazzi. Puzzleman, connessioni neurali, calcoli ovunque, incredibile. Sublime è Dio Cristo. Oh Dio buono, sono nella fottuta merda. Ok, ha fatto salvaguardia, quindi adesso destino obbligato dovrebbe essere disattivato. Ebbene signori, ebbene, davanti alla qualità gli avversari possono solo prostrarsi. Il mouse si muove grazie allo stemma magma, pazzesco, incredibile. Va bene, primi energumeni del team plasma. Boom, one shot. Non è difficile per un essere superiore come me, però comunque in live faccio, cioè cerco di intrattenere, no? Però io avendo poteri divinatori so già come andranno le cose. Ma ragazzi, come direbbe Platone, è una macchina da guerra. Ma sta prendendo un protocazzo cosmico. Magma tenente, questo ci apre il culo. Ecco, diciamo che forse è arrivato il momento di fare le pusi e di mandare Armaldo. Ci sono, devi aver usato un trucchetto. Ah, che trama di merda. Questo breccia one shot. E non c'è un cazzo da fare quando sei davanti all'armadillo più grande del Far West. Ma quanto siamo forti, ragazzi. Va bene, rifugio del team Flare, no? Andiamo ad affrontarlo. Con i nostri Pokémon non dovremmo avere problemi di alcun tipo. Qua, one shot di incornata, insomma. Incapace. Completamente scopati da questa lotta in doppio. E vedi, tutta sta roba qui interessante. Che poi, in teoria, ci portava alla Master Ball. Oh, cazzo. La mia testa aveva già visto esplosione. Alan, idrotenente, manda in campo Mike Tina. Bullo. Ed è proprio in quel momento che decisi di switchare il Pokémon. Taglio furia. Potevo fare breccia, mi direte voi. Sì, e perché non l'hai fatto? Perché non c'ho il cervello, evidentemente. E anche quest'oggi la vittoria si è dimostrata per quello che è, appartenente alla nostra costituzione, legata intrinsecamente alla nostra persona. Nella prossima stream abbiamo qualcosa da fare adesso, non credo. Nella prossima... Il video finirà così, con Zigzag. Carmella. Beh, che fai, la butti?